La cittadina di Agordo ha reso il giusto tributo all'architetto Oannes Gurekian. L'appuntamento pomeridiano intitolato Un progettista armeno delle Dolomiti si è tenuto in sala Don Tamis venerdì scorso e ha visto la partecipazione di numerosi relatori tra architetti, studiosi e giornalisti che hanno introdotto la figura di uno degli ingegneri più influenti del secolo scorso, autore di numerose opere pubbliche e private, in particolare proprio nella nostra provincia. Gurekian fu anche amante della montagna, come testimonia il suo periodo alla guida della sezione agordina del CAI, a seguire alle 18 l'inaugurazione della mostra a lui dedicata. Lo scopo è stato quello di accendere un faro su questa figura umana, oltre che professionale, di quest'uomo che ha avuto un ruolo di primo piano nella storia di questa provincia, in particolare in momenti difficili di questa provincia, cioè quando il territorio aveva bisogno di essere ricostruito, quindi nel periodo nei periodi post-bellici, nel dopo Vajont e nel post alluvione. Ha manifestato un interesse non solo per la propria professione come architetto, ingegnere, eccetera, ma per tanti altri aspetti. Penso al presidente della sezione agordina del CAI, penso agli interventi anche in merito al turismo, alla possibilità di avere una visione del turismo in zona di ampio respiro. La capacità anche poi di affrontare anche problemi di pianificazione e altre cose. Come già noto, fu autore di un certo numero di prime ascensioni nel gruppo della Nercola, tra cui la bellissima torre, da lui battezzata Torre Armena, nel 1929. La storia di illustri personaggi della montagna, gli alpinisti, è strettamente legata alla scoperta e alla ricerca dei luoghi di grandiosa e severa bellezza.